fin. Questione Pontevecchio in albo pretorio, l'incarico ai legali, d'ora in avanti parleranno gli avvocati. Lavoratori tenuti fuori dai cancelli, preoccupazione per il futuro dei dipendenti per Razzoli. Occhio alle truffe, i consigli utili di Etra per evitare spiacevoli sorprese. Centauro morto sul Grappa, all'origine della tragedia, una probabile distrazione. Un altro passo in avanti per il sogno di Beatrice, iniziano i lavori per la giostrina di Parco Ragazzi del 99. Organico ridotto all'osso, i dipendenti del comune di Campo d'Arsego non possono andare in ferie. Altre due grandi firme a focus questa sera, dopo Costanzo e Vespa, anche Feltri e Friedman approdano a Rete 20. Buonasera telespettatori, nuova edizione di Bassano TG, ma apriamo il nostro telegiornale parlando del Ponte Vecchio. Il comune ha ufficialmente aperto la sfida giudiziaria alla Vardanega, sentite. Il dado è tratto, con Vardanega non si parla più, non si torna più indietro. Eccola la determina con cui l'amministrazione comunale ha dato mandato ai legali di togliere il cantiere alla ditta per inadempienze. È stata pubblicata in giornata sull'albo pretorio del comune bassanese. Altro che sospensione in autotutela, gli avvocati percorreranno la via del giudizio, si spera più velocemente possibile, per poi dare modo al comune di riaffidare il cantiere a un'altra ditta. Al vaglio anche la strategia legale di fronte alla richiesta di pagamento avanzata dall'impresa. 1.300.000 euro il conto messo sul piatto e consegnato all'amministrazione. Intanto Gian Antonio Vardanega si è impegnato a rimuovere le ture, cosa prevista dal contratto. Evidentemente ha letto tutte le clausole, rendendosi conto che, in caso di danni, sarebbe stato lui a doverne rispondere. Nel frattempo dal ponte arrivano questi scatti. Le transenne posizionate in occasione della dunata circoscrizionale degli Alpini a causa del vento sono cadute. È un po' la metafora della situazione attuale. Il Ponte Vecchio è a terra. Speriamo che sappia risollevarsi il prima possibile. Con il prossimo servizio parliamo di tematiche sindacali e puntiamo i riflettori sui lavoratori della Pedrazzoli. Crisi aziendale, lavoratori fermi da oggi alla Pedrazzoli di via Pecori Giraldi a Bassano, 29 dipendenti che camminano sulla lama di un rasoio perché la società fallita ha deciso di rientrare in possesso dello stabile al termine del contratto di affitto che scadeva il 30 aprile e di applicare la legge fallimentare che prevede la sospensione dei lavoratori fino all'asta competitiva del prossimo 15 maggio. Bisognerà capire chi parteciperà all'asta e se parteciperà all'asta, poi c'è un bivio direzionale. Il primo, c'è un fallente e quindi al 15 di maggio ci attiveremo eventualmente per chiedere la cassa integrazione presso il Ministero del Lavoro. Il secondo, non c'è nessun acquirente e bisognerà capire con la curatela fallimentare se e quali sorte spetteranno alla società, se diranno un'altra asta oppure meno. Ecco, certo è che la situazione per tante famiglie è davvero drammatica. È la situazione che un sindacalista si auspica sempre di non vivere, però ahimè fa parte anche del mondo di lavoro e comunque di una società che trova le sue difficoltà in tempi che non sono recenti. Quello che fa rabbia è che all'interno della Pedrazzoli, così come in tante altre realtà imprenditoriali locali più o meno in dissesto, sono occupate altissime professionalità che fanno la differenza, ma talvolta pare che chi gestisce le aziende non sappia sfruttare questa opportunità. Io amo ribadire che le professionalità di questi lavoratori sono il vero bene dell'impresa, pare però che rispetto a questo ci sia più di qualche volta una sorta di menefreghismo dagli attori coinvolti, ovvero tutti interessati al mantenimento dei propri status, dei creditori piuttosto che dei mercati, ma dei lavoratori, e ne trova l'ultima mancata apparizione presso l'unità di crisi di una delle parti coinvolte, spesso non viene tenuta in considerazione. Una nuova giostrina inclusiva arriva a Bassano. Dopo San Vito e il Giardino Parolini, i lavori in corso, ora sono al Parco Ragazzi del 99. I
Gli operai sono all'opera, misurazioni, organizzazione degli spazi, trasporto del materiale. Fra pochi giorni, qui in quest'angolo del parco ragazzi del 99, verrà innalzata una nuova giostrina per bambini. Non una qualunque, ma per chiunque. Sarà una giostrina accessibile a tutti i bambini, abili e meno abili. La terza a Bassano, dopo il battesimo a San Vito e quella posizionata ai Giardini Parolini. Sono contenta, sono felicissima perché vedo che si procede con i fatti, non solo parole o polemiche, e avanti, avanti tutta. Una Bassano accessibile, come si voleva, e si sta, vedo che sta procedendo bene con l'obiettivo. Quando passo vicino ai Giardini Parolini vedo sempre che sono abitate da bambini, che ci sono dei bambini che ci giocano, questo mi rende molto felice. E mi è capitato di vedere una sola volta un bambino nei pressi della giostrina di San Vito, e nonostante comunque non era un ragazzino un po' grande, magari non ci stava giocando, però la cosa mi ha fatto molto piacere, mi ha dato molta serenità poter sapere che si voleva, poteva avere la possibilità di salire anche lui. Un nuovo tassello al grande mosaico del sogno di Beatrice, che vorrebbe città inclusive dove le differenze sono azzerate, le possibilità le stesse per tutti, grandi, piccini, diversamente abili. Il sogno di Beatrice quindi per una città senza barriere, ma di strada ce n'è ancora tanta da fare. Io sono dall'Australia, e siamo venuti 5 anni fa e ora visto che c'è più restauro. Cosa sta facendo? Dove abitate voi? Com'è la situazione? Si sta attenti a queste cose? Beh, si sta attenti, si sta bene. Perché i programmi sono iniziati da molto tempo, poi anche l'Italia è molto più vecchia, allora c'è più da fare. Un gradino che impedisce alle persone disabili o alla carrozzina di raggiungere le casse del parcheggio, piuttosto che l'ingresso al negozio. Il montacarichi che non funziona, l'ascensore accessibile solo dopo qualche gradino o troppo piccolo per contenere una carrozzina. Scene purtroppo ancora ordinarie, soprattutto in vecchi contesti. Fanno molto ma molto poco. Ci sono delle parole giuste in campagna elettorale. Finita la campagna elettorale, per prendere i voti, se ne soffregano. Secondo lei le nostre città sono accessibili ai disabili o c'è ancora tanto da fare? No, c'è tanto da fare. Ci sono parecchi posti dove non riesci neanche a entrare. Le porte si aprono all'incontrario ancora, nonostante le norme di sicurezza. C'è il gradino magari sulla porta e quella è la cosa più brutta che ci sia. Il sogno di Beatrice è una città aperta a tutti, accessibile a chiunque, e Rete Veneta sostiene questo desiderio e propone una progettualità unica e coordinata. Il sogno di Beatrice per una città umana, questo è il quesito del TG Linea Aperta, per chiedere a voi telespettatori una vostra opinione, quindi scrivete un sms, fax oppure una mail agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Feste di piazza, sagre e manifestazioni. La nuova regolamentazione imposta dalla legge Minniti fa lievitare i costi del 20%. Festa in piazza, quanto mi costi? Almeno un 20% in più. Nuove leggi e burocrazia stanno facendo lievitare i costi delle sagre di paese e in generale degli appuntamenti pubblici. E questo vale tanto per le proloco che per le associazioni di categoria. Io penso che un 20% possa essere valutabile. Dipende dalla portata della festa naturalmente, ma questa è grosso modo la stima. Dal 28 luglio 2017, dopo gli incidenti di Torino durante la finale di Champions League della Juventus, è in vigore la circolare emanata dal prefetto Mario Morcone, capo di gabinetto del Viminale, per tutelare l'incolumità delle persone, l'ordine e la sicurezza pubblici. E la sicurezza, a quanto pare, costa cara. Serve quindi la sinergia di tutte le associazioni del territorio per mettere in piedi un evento di buon livello. Qui a Marostica abbiamo una grandissima collaborazione da parte di vista delle associazioni e delle forze dell'ordine. Serve fare rete o le feste saranno destinate man mano a scomparire. Sotto accusa la burocrazia soprattutto, certo non l'obbligo di garantire la sicurezza. Di fronte alla sicurezza assolutamente non si può dire nulla. E torniamo sul dramma della strada che lunedì ha costato la vita ad un 34enne di Mussolente. Un amante della vita, così il sindaco di Mussolente Cristiano Montagnier, che ne è stato per anni animatore in parrocchia, ricorda Federico Bonaldi, il muratore di 34 anni, residente a Mussolente, che ha perso la vita lunedì mentre in sella alla sua moto percorreva via Generale Giardino a Semonzo. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto, forse distratto da un problema al cavalletto o ad una pedaliera, finendo per schiantarsi contro un albero all'altezza del 13° tornante che porta a Cima Grappa.
A dare l'allarme lunedì pomeriggio sono stati gli amici che erano con lui e che, non vedendolo più arrivare, sono tornati lungo la strada percorsa dal gruppo fino a rinvenire il 34enne a terra, privo di sensi. Inutile ogni intervento dei sanitari del SUM di Crespano, allora arrivo Bonaldi, era già senza vita. Federico Bonaldi, ultimo di quattro fratelli, era molto conosciuto a Mussolente, dove viveva assieme ai genitori. Truffe sempre più frequenti, così ETRA lancia l'allerta. Tentativo di truffa perpetrato ai danni di un'anziana bassanese nei giorni scorsi. Una donna si è identificata come operatrice ETRA mostrando un tesserino falso dicendo che doveva controllare l'acqua di casa. La vittima, designata del raggiro, si è accorta però che qualcosa non tornava e ha minacciato di chiamare la polizia. A quel punto la truffatrice ha fatto perdere le proprie tracce. ETRA lancia l'allarme e, per evitare spiacevoli sorprese, dà qualche consiglio. Se si presenta qualcuno a casa dicendo di essere di ETRA, meglio verificare chi chiamando il numero verde 800-566-766. Gli operatori poi non chiedono mai di entrare in casa a meno che il contatore non sia dentro l'abitazione. Nessuno è autorizzato a chiedere denaro, infine nessun operatore o tecnico di ETRA è autorizzato a far firmare a domicilio contratti o moduli o chiedere documenti personali. Un progetto utile ed originale, quello che vede coinvolti i ragazzi di una prima media della scuola Bella Vitis. Si chiama Meccanici a Scuola ed è la prima ciclo officina scolastica bassanese. Ad allestirla gli alunni della classe prima F della scuola media Bella Vitis. Coordinata dal professore Stefano Bianchini, aiutato dalle mani esperte di Francesco Baggio, che con competenza e passione accompagnerà la parte pratica direttamente con i ragazzi, la ciclo officina permetterà agli studenti di imparare a fare la manutenzione della propria bicicletta. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, questa iniziativa, che si inserisce all'interno del più vasto progetto Green to School, potrebbe essere esportata il prossimo anno anche in altri istituti scolastici. Parliamo ora di sport e solidarietà che si incontrano a Bassano. Quattro giorni di eventi, un lungo weekend di sport nel segno della solidarietà è quanto organizzano assieme gli amici della Fondazione Città della Speranza e i Bassano Virtus. Si inizia domani con una cena di beneficenza per continuare tra venerdì e domenica con la prima edizione del torneo Città della Speranza, trofeo Paolo Gheno. Scopo dell'iniziativa: raccogliere fondi a favore della ricerca e mettere a confronto alcuni dei vivai più interessanti dell'intero Triveneto. È una cosa che inizia e può continuare a portare solidarietà alla città della Speranza, cosa che tutti noi ci teniamo, e far giocare i ragazzi sicuramente, che è una cosa veramente importante. In prima linea un gruppo di soci e sponsor del Bassano Virtus, vicini all'associazione pediatrica, che con l'occasione hanno deciso di ricordare Paolo Gheno. Paolo Gheno era un cacciatore che è mancato per una grave forma di leucemia. Chi lo sa, forse all'epoca c'erano strumenti inferiori, oggi magari grazie anche a Città della Speranza forse Paolo Gheno sarebbe ancora qui. In campo scenderanno le rappresentative 2004 di Mezzo Triveneto, Bassano, Sud Tirol, Venezia, Cittadella, Padova, Pordenone, Verona e Vicenza. Dopo una prima fase a gironi giocata sui campi del centro giovanile del 25 aprile, le finali si disputeranno domenica al Mercante a partire dalle 15. Ci sono i bambini, c'è lo sport, ci sono le società importanti e interessanti del territorio, soprattutto c'è Città della Speranza, per cui solidarietà che si accompagna allo sport, al buono sport e alle migliori generazioni. Quella in programma questa settimana sarà la prima edizione di un torneo che vuole diventare appuntamento fisso. Da qui l'appello degli organizzatori. Noi speriamo in un futuro che non solo i soci possano organizzare queste manifestazioni, ma che ci sia tanta gente di buona volontà per aiutare tutti questi ragazzi e soprattutto la città della Speranza. Ed ora i riflettori sono puntati su un prodotto caratteristico delle nostre terre. Parliamo della ciliegia IGP. Tocca quota 74 la mostra mercato della ciliegia IGP di Marostica, un prodotto tipico delle nostre terre che si conferma volano dell'economia agricola locale, e i presupposti per la stagione della rossa sono decisamente positivi. Le prospettive sono buone, anzi ottime, visto la capacità dei ceresicoltori, visto anche l'andamento del clima fino a questo momento. E rimarca ancora una volta la grande capacità produttiva del territorio. Sebbene abbiamo delle piccole aziende, abbiamo dei grandi produttori. È un modo per rilanciare l'economia di un prodotto
istituto d'eccellenza IGP qui di Marostica e dei paesi contermini, ma in particolare di Marostica, e anche per come dire, far apprezzare insieme ai prodotti locali le bellezze del territorio. Un programma nutrito dal 26 maggio al 17 giugno. Ci saranno una serie di eventi collaterali di animazione, di intrattenimento per i bambini, passeggiate per il CAI, fatte da organizzazioni di volontariato che arricchiranno un calendario già nutrito. Quindi invitiamo veramente tutti i consumatori, i turisti a venire a Marostica. Problemi di personale in comune a Campodarsago. Poco personale tanto da rendere difficile anche la gestione ordinaria del comune. Accade a Campodarsago, dove nonostante la disponibilità economica in bilancio, le assunzioni sono fermate dal blocco della legge statale che concede ai comuni al massimo di sostituire chi termina un rapporto lavorativo. Un problema tale da mettere a rischio anche le ferie dei dipendenti e che per il sindaco Patron penalizza proprio la virtuosità di comuni come il suo. Spende i soldi della sua assistita e il tribunale la condanna. È accaduto a San Martino di Lupari. Una vicentina di 54 anni è stata condannata dal Tribunale di Padova a un anno e un mese di reclusione con pena sospesa per appropriazione indebita. Secondo l'accusa, nel 2013 si era appropriata di circa 28.000 euro di proprietà di una signora di 95 anni che nel frattempo è deceduta e della quale la 54enne era amministratrice di sostegno. I soldi sarebbero stati prelevati da due conti correnti attraverso varie forme, dagli sportelli bancomat ad assegni e ricariche telefoniche. Incendio a Borgorico, fiamme sul terrazzo al primo piano di un palazzo. Ascoltiamo cosa è successo. Incendio a Borgorico il primo maggio. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Dandolo per spegnere le fiamme divampate nella terrazza al primo piano di un appartamento. I pompieri, accorsi da Padova, hanno spento le fiamme che hanno bruciato un mobiletto con dentro contenitori dei rifiuti differenziati. Danni da fumo alla facciata del palazzo. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco. Ferito un ciclista di San Martino di Lupari caduto nei sentieri del Grappa ed è stato raggiunto dal soccorso alpino. Grave incidente per un ciclista dell'Alta Padovana. L'uomo di 46 anni, residente a San Martino di Lupari, stava percorrendo con la sua mountain bike il sentiero forestale numero 105 che si snoda nella zona pedemontana del Grappa, quando improvvisamente è caduto a terra rimanendo ferito. Il 46enne è comunque riuscito a dare l'allarme e così sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino della pedemontana che hanno portato supporto ai medici del SUEM di Crespano. L'uomo si lamentava per i forti dolori a un fianco e così è stato adagiato su una barella, trasportato all'ambulanza e da lì al pronto soccorso. Da questa sera a Focus una sorpresa da non perdere. Una grande sorpresa, ospiti illustri, commentatori autorevoli. Uno sguardo sulla politica e l'economia nazionale, ma anche sulla nostra regione. Il Veneto visto da latitudini diverse e da persone con personalità e sensibilità estremamente eterogenee. A Focus i collegamenti con i principali giornalisti italiani. Il direttore Luigi Bacialli avrà un filo diretto con i nomi del calibro di Maurizio Costanzo, Bruno Vespa, Vittorio Feltri e Alan Friedman. Si inizia da questa sera, un appuntamento da segnare sul calendario, in diretta come sempre a partire dalle 21.15, con Focus il direttore, i suoi ospiti in studio e i collegamenti. E dopo gli ospiti speciali vediamo gli altri ospiti di questa sera in studio, che sono Giancarlo Gentilini, Riccardo Barbisano, Sergio Berlato, Simone Borire, Alberto De Franceschi e Laura Puppato. E ovviamente anche voi telespettatori potete partecipare alla diretta inviando i vostri sms. Ora vediamo le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio dell'attenzione, una buona serata a tutti voi, arrivederci. La freschezza dei formaggi locali la trovi da Cherubin. Gran baby di capra, 13,90 euro al chilo. Ricotta di capra, 6,90 euro al chilo. Morlacco, 9,90 euro al chilo. Asiago di Camazzole, 6,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Cielo spesso nuvoloso. Piovaschi, rovesci o temporali in vari momenti del giorno interesseranno tutta la regione. Temperature generalmente in aumento, sulla pianura stazionaria nelle ore diurne.
Da Cherubin, tutto il buono dei salumi nostrani senza conservanti. Carpaccio di Bresaola, 29,50 euro al chilo. Prosciutto artigianale di Modena, 21,90 euro al chilo. Pane, focacce e biscotti cotti a legna. Cherubin, a Bassano, via Goppi.